è piaciuto tanto, perciò quelli di Fortnite hanno detto: perché non facciamo un'intera stagione sui supereroi? E non piace Iron Man. Oh Groot, il mio Groot. Io sono Groot. Grottesco questa cosa. Ragazzi, ben ritornati su Fortnite dopo un sacco di tempo. È uscita la nuova stagione, la stagione 4, e ci saranno i supereroi. Cioè, guardate, Galacticus. Sarà una stagione Galacticus. C'è Wolverine, quello vero, quello vero. Ma già più o meno si capiva, no? Hanno messo Capitan America. Hanno messo Aquaman. Manca solo Thor. Vai, vediamo ragazzi. Nuovo pass battaglia. Voglio vederlo. Reagiamo. Vediamo cosa succede. Iron Man. Bello questo Iron Man. Il Bifrost. Che è successo? L'hanno richiamato. Ma... una Hulk ragazza. Ah, per un attimo pensavo fosse Batman, invece Wolverine. Uff. Thor. Groot. Thor. Rocket. Ah, Rocket. No, vabbè, Rocket. Ok, Torre ha richiamato i supereroi. Tempesta di X-Men. Galacticus, il mangiatore di mondi. Ma porca! Geli di questa strana terra, ci prepareremo a opporci a lui. Galactus, il liberatore di mondi, esatto. Dobbiamo riuscire a ricordarci chi siamo. Storm. Tempesta. Iron Man. Mystic. Doctor Doom. Ah, ok. She-Hulk. Ah. Ecco la ragazza. Io sono Groot. Seguici. Uniti. Sconfiggeremo Galactus e salveremo l'intera realtà. Avengers Unity! Niente, ero troppo gasato, scusate. Ragazzi, ma quanto è per tutti i miei supereroi preferiti? Voglio il bundle battaglia! Sì, voglio tutto il bundle! Acquistato! Nuovo pass battaglia! Oh, guardate che bellezza! Torre! Dov'è la barba? Qui abbiamo Thor con ovviamente la scia divina, dritto da Asgard, col Bifrost. Sfida e risveglio di Mjolnir. Ragazzi, per sbloccare il martellozzo di Thor che spacca tutti i chiodi, dobbiamo fare le sfide. Ma no, io lo voglio subito. Guardate, luce stellare, mamma mia. Stagione, ragazzi. Thor, che penso? Wow. E poi abbiamo le sfide per raggiungere il risveglio di Thor, per risvegliare la potenza del figlio di Odino. Caccia! Il martellazzo! I chiodi non ti vorrebbero incontrare, martello! Muscoli del cervello. Ma questa dovrebbe essere... fa parte del set She-Hulk. Ah, ok. Ho capito chi è. Occhio della giustizia. Guardate come si muove, ragazzi. E 400 V-Buck. Che non fanno mai male, dico. Ok, qua ci abbiamo tutti i nostri... Prima reagiamo un attimo a tutto il nuovo menu del pass battaglia. Qua c'è un fumetto. Asgard, città dei dei, regno di Thor. Me la ricordavo un po' diversa Asgard, leggermente diversa, troppo diversa. Che spiega, insomma, la cosa di Galacticus. Sfide Wolverine, che a quanto pare sarà il personaggio. Ah, eh sì, ragazzi, Wolverine si deve andare a sbloccare facendo le sfide. Poi c'è il Dottor Doom.
Ma come fa a respirare ad agosto sotto quella maschera, eh? Lui è sicuro che non si prende il virus. Ragazzi, non ci credo. C'è una sfida che dice: dimostra il tuo valore raccogliendo il Mjolnir di come tu. Posso prendere il Mjolnir? Sì, vai. Ma prima leggiamo il pass battaglia, che devo vederlo. Devo vedere qual è l'ultima skin. Ok, nuovo pass battaglia. Ma comunque iniziamo. Quindi Thor, il trio dei Toni, fulmine 7. Poi tutti questi già li abbiamo visti. Ora arriviamo alle cose nuove. Quindi che bomba sex. Scusate, scusate, non era la mia intenzione, scusate. Sta bene, lo sa? È andata in palestra, eh? Adesso me lascio bene, andiamo avanti. Baby Groot, Baby Groot, e resta dietro di me. Qua ci sono tutte le... Ah, ok, ogni pagina ha il suo stile. Certo che questa arma è veramente fatta di legno, tipo le scuole di legno che mi compravo da piccolo. Però l'importante è avere Baby Groot. Che balla. Vai Baby Groot, balla. I tronchi d'albero. Groot. Lui è Groot. L'avevo capito. Ma questo è il Groot Gram. Voglio vedere Rocket. C'è Rocket? Sto scherzando, ragazzi. Sto scherzando malissimo, perché l'emotico di Baby Groot. E poi possiamo sbloccare Rocket. Ai 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 ai. Ricorda il tuo amico peloso preferito. Allora, non chiamare Rocket peloso, che ti tira la bomba nelle mutande e poi vedi come ti finisce male. No, che brutto che non hanno messo Rocket come personaggio a parte. Poi qua ci abbiamo Tempesta. Ovviamente Tempesta. Oh, se ne stanno inventando di tutto. Se ne stanno inventando. Ovviamente tutto a tema Tempesta. Tutte fulmine e saette. E certo che Tempesta e Thor secondo me vanno d'accordo, Ci possono anche combinare. Se Thor e Tempesta si uniscono e formano Big Tsunami. Precedente, io chiamerei il figlio di Thor di Tempesta Tsunami. Ok, secondo me sarebbe bellissimo. Poi ci abbiamo Tempesta, è la skin più bella del mondo, proprio fatta bene. Ok, andiamo avanti. Questi deltaplani in questo stile non è che mi piacciono parecchio, però dai. Brandisci gli elementi, mano del fulmine, che è praticamente un piccone, un piccozzo. Pizzica, brucio gli alberi così. Brucio gli alberi. Solo Storm ha il potere per invocare questo deltaplano. Questo è un deltaplano. È la faccia delle previsioni del tempo. A quanto pare i bubacchi sono diventati leggendari. Ok. Cioè, basta, non c'è nulla da dire. Ah, qua c'è tutto Doom. Mi dispiace per Doom, per la tua bellissima faccia, ma lei non mi interessa. Allora, l'ultima skin è Iron Man, ragazzi, la skin principale. Qua c'è Mistica, bellissima la mia Mistica. Questa si può trasformare in ciò che vuole. Guardate qua Mistica. Che Mistica, vediamo il potere Mistica. Elimina i tuoi avversari e assumine l'aspetto. Se io uccido uno che ha Iron Man, posso diventare Iron Man. Ho avuto la skill leggendaria senza raggiungere il livello 100. Se posso assumere la eccolo Tony Stark. Ma scusi, chi è lei? No, no, non avevo avuto i diritti su Robert Downey Jr. No. Però guardiamo, guardiamo intanto le cose degli Iron Man, ovviamente. Ah, ok. È un Iron Man in stile Fortnite. La cosa, il vero peccato è che Aquaman a me non l'hanno fatto quasi uguale al film. Ma Tony no, non così. L'armatura mi pare sia quella nuova, esatto, è quella nuova, ragazzi. L'armatura è quella nuova. L'armatura proprio a livello 100.
questa sarà l'ultima Mark. L'ultima Mark. È bellissima, ragazzi. Ma io quanto devo aspettare per arrivare qua? Dai. Spero tanto di arrivarci subito. Anche perché c'è Baby Groot che mi aspetta. Iniziamo! Partitozza con Torre! Dobbiamo prendere il martello Mjolnir! Anche se noi già ce l'abbiamo, non possiamo utilizzare quello. Ma dove siamo? In una base militare? Come vedete, ragazzi, ho i miei martellozzi di Thor. È il momento di fare giustizia! Io ti dichiaro colpevole! Io ti dichiaro colpevole! Ti dichiaro... colpevolizzati. Ok, 8 secondi per andare alla bus battaglia. Allora io voglio andare a prendere il martello di Thor. Il martello di Thor qua, ecco, a Borgo Bisulacco, esattamente qua. Posso prenderlo, sono degno. Spero sono degno. Ma che sono partite le frecce tricolori? Aiuto, ragazzi, ci sono le frecce tricolori. Vai sul martello. Lo prendo io il martellozzo. Capitan America avrà le culette più belle di tutta l'America. Ma io ho le culette più belle di tutto l'universo. Vai, Thor! È mio! Ora sì che vi faccio le strisce a tutte le culette! Ma scusa, ma almeno danno lo fa se io colpisco qualcuno? Dovrebbe fare un po' di danno, no? Non è che posso utilizzarlo solo per spaccare gli alberi. Però intanto l'ho preso! Ah, ma non è che ora lo tengo per sempre? Oh, porca miseria! Balla, balla, no, non balla, non balla. Sì, ok, quindi devo per forza andare a prendere il martello. Ci siamo, stavolta ho intenzione di fare una bella partita con il martellozzo di Thor. Guardate come volo, guardate come direziona il martello. Ehi, dove sta il bagno? Di là. Lasciate perdere. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Cerchiamo di prendere subito immediatamente cose. Spacchiamo i cessi. Perché non si sa mai. Scappi i gabinetti. Ci c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Non mi sembra che ci sia qualcuno. Non c'è nessuno. Ragazzi, non c'è nessuno. La nebbia pure. Dai, andiamo a schiacciare i chiodi. Forza. Beh, io torno per un po' di vino. Pure la benzina. La benzina esplode! Chi l'avrebbe mai detto? Verso dove dovrei andare? Ma dove sta? Ma che fai? Bello, capisci? Ah, ma è bot. Ma è bot. Vabbè. Voleva farmi ballare. È un altro bot. È un altro bot. Ragazzi, tutti bot. Va bene, comunque siamo 17. Pure quello è eliminato. E vabbè, ma allora. No, quello non era un bot. Quello ha cercato di farmi con la ballerina. Quanti? Appena hanno visto che c'è la ballerina e vogliono fare tutti con la ballerina. Mamma mia, 4 kill. Op, scappa. Oh, porcaccia la miseria. Sbrigati. Sbrigati che c'è gente. Sbrigati che c'è gente. Ragazzi, mi stanno facendo sclerare qua. Oh, porca maccia la miseria. Oh, porcaccia la miseria. Oh, porcaccia la miseria. Beh, vabbè.
e non l'ho beccato manco una volta. Vabbè dai, ci può stare, siamo arrivati almeno su 6, dai. Io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua, ragazzi. Spero tantissimo che questa reazione a No Pass Battaglia di Forte vi sia piaciuta. E nulla, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollici in su. Qua dal vostro Lensis è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao.